Sette anni dopo il lancio su Xbox 360 e PlayStation 3, Vanquish, il frenetico shooter realizzato dai ragazzi di Platinum Games, giunge anche su PC. Oggi come allora, il gioco rappresenta un incredibile connubio di virtuosismo e frenesia. Questa riedizione per Steam, grazie ad un comparto tecnico parzialmente rinnovato, si rivela quindi l'occasione perfetta per riscoprire tutte le qualità di un eccellente third-person shooter. Le vicende di Vanquish raccontano di un conflitto tra Russia e Stati Uniti in cerca di una via di fuga da una terra ormai prossima alla catastrofe. La narrazione, però, non è altro che un semplice pretesto per catapultarci in un'avventura dal ritmo sempre sostenuto, in cui non dovremo far altro che annientare tutti gli avversari che incontreremo sul nostro cammino. Abbassa la voce, ho un martello pneumatico in testa. Il gameplay è incentrato sull'utilizzo della tecnologia a nostra disposizione. Grazie ad un reattore posto sulla schiena, il protagonista può viaggiare a velocità talmente elevate da rallentare il tempo intorno a sé, in modo tale da prendere la mira con maggiore accuratezza. Non potremo tuttavia abusare a lungo di questa abilità. Quando lo strumento si surriscalderà, infatti, diventeremo molto più lenti e vulnerabili agli attacchi nemici. Nei 5 atti che compongono la campagna principale avremo inoltre a disposizione un vasto arsenale, partendo dai fucili d'assalto fino a giungere ad armi al plasma e lame rotanti. La ricchezza di Vanquish consiste soprattutto nel carisma dei personaggi e nella rapidità delle sparatorie che ci accompagneranno durante le circa 8 ore che occorrono per completare l'avventura. Nonostante la ridotta varietà di situazioni e la linearità dell'avanzamento, il titolo è in grado di inscenare situazioni davvero intense e memorabili, in cui occorre tuffarsi nelle battaglie a testa bassa, lasciandosi trasportare dall'incredibile frenesia degli scontri a fuoco. Fortunatamente, sul fronte del gameplay, le qualità di Vanquish sono rimaste insomma immutate, ed ancora oggi il titolo si presenta come uno shooter rapidissimo e con forti elementi di originalità. L'aspetto più rilevante di questa riedizione riguarda però l'aggiornamento tecnico operato sul titolo in occasione del suo esordio su Steam. La possibilità di impostare la risoluzione in 4K consente a Vanquish di splendere come non mai, rendendo più nitidi i tratti dell'armatura e consentendoci di ammirare ogni dettaglio, anche sulla lunga distanza, degli scenari in cui ci muoveremo. Questa semplice aggiunta è sufficiente da sola a garantire al gioco un ampio salto qualitativo rispetto alle edizioni console, sebbene le texture siano le stesse di 7 anni fa, come si evince da alcuni elementi dello scenario un po' più sfocati rispetto ad altri. Anche le ombre sono state migliorate in rapporto al passato, benché in alcuni frangenti si possa notare un considerevole calo sia in termini di definizione che di qualità generale. Il vero punto di forza di questa edizione PC, in ogni caso, riguarda la possibilità di raggiungere un framerate elevatissimo, capace di donare un respiro completamente diverso agli scontri, resi ancora più fluidi e piacevoli da giocare. Gran parte del merito risiede nella leggerezza dell'engine, che consente di ottenere risultati eccezionali anche su configurazioni piuttosto datate. Vanquish torna su PC in forma tutto sommato smagliante, ma la sensazione generale è quella di un lavoro di restyling piuttosto frettoloso. Il titolo possiede ancora qualche evidente sbavatura tecnica, che tuttavia non inficia il piacere di un gameplay tanto semplice quanto divertente, capace ancora oggi di distinguersi per stile e profondità nel panorama degli shooter in terza persona. Il prezzo ridotto potrebbe comunque incoraggiare l'acquisto anche i giocatori che hanno già apprezzato le versioni console. La nostra speranza è che questa remastered riesca a risvegliare l'interesse della community e convincere così Platinum Games a sviluppare finalmente un tanto atteso secondo capitolo.